Ciao, sono Ru. Sono contenta di vederti e ci terrei davvero molto a proporti un'opportunità di affari. Ok. Ne vuoi un po'? Oh, no, grazie. Da quando ti ho conosciuta a Capodanno ho pensato che magari... Oh, come sai, vado alle superiori. La media dei miei voti è di 3,95 e anche le mie amiche Jamie e Melanie hanno una media superiore a 3,7. E sono ragazze che non ci si aspetterebbe mai in un milione di anni che spaccino. Sono una sognatrice, capisci? Steve Jobs è il mio eroe. E insomma, stavo pensando se ci fosse un sistema infallibile per vendere. Ecco, senza che nessuno faccia la spia. Quindi, ipoteticamente, diciamo che siamo in grado di pagare Jamie, Amy e Lenny $500 al mese come garanzia, caricheremo i loro telefoni sul mio cloud. Perché dovresti farlo? Ottima domanda, lo ripasso? vedi, anche se Jamie, Amy e Lenny hanno dei buoni voti, sui loro telefoni ci sono cose che non vogliono far sapere, perché metterebbero a repentaglio le loro chance di entrare a Yale, Columbia, Harvard, le mie preferite. E se venissero beccate rischierebbero dai 6 ai 12 mesi di riformatorio. Per lo spaccio ti danno una condanna molto più lunga. Non sei meno di 18 anni. Il che è niente rispetto al vedere la propria vita sputtanata su internet, quindi non farebbero mai la spia. È davvero un piano meraviglioso. Tu sei un genio. Grazie. Davvero? Ti anticiperò una valigia da 50.000. Non farlo. Sei troppo una cazzona. Forse dovremmo iniziare con un po' a meno? 10.000? D'accordo. Sei stata molto matura, Ro. Puoi rivenderla a 20. E se paghi ogni ragazza 1.000, sono 7.000 di guadagno. 3 a me, 4 a te. Grazie, Lori, non te ne pentirai. Paghi e ricarichi tra un mese. Fantastico. Ru, se mi freghi, ti farò rapire e vendere a delle persone molto malate. Trovo sempre un modo per riavere i miei soldi. Dico sul serio.